Si sa chi fa carriera, si fa para la sera. Entro le sette, sai, esco le sette, sai. Entro le sette, sai, esco le sette, sai. Loop infinito nella CAI. Questo fino al giorno che morirai. Alle sei settimane abbiamo detto no maledetto, flop stronzetto, basta parlare di ghetto. Sembra con sette vite nel mio curriculum vite. Pensa in un'altra vita, vorrei essere una vite. Ho troppo stile, troppe rime per un centralino. Sì, politico, postino, olitico, ostino. A volte perdo l'uso della lettera P. La prego barista, mi faccia un pomino. Pista, devo scappare dalle grigias. Chi cazzo chiama un'amica, facciamo un tris. Che se mi arriva in divisa, poi c'ho la cippa di ghisa. E dopo un'altra tequila mi allungo con One Piece. Sono pazzo, ma me ne sbatto, ma da grande voglio fare il matto, non fare un ca. Tipo Jack Nicholson, come da piccolo quando allenavo la mia Kamehameha. Tra poco sbrocco, come finire le 8 ore. Nemmeno mi permetto una Sirocco, dottore. Fare il botto con il rap per me, come fare il lavoro di Rocco. Benvenuto nella fabbrica del cioccolato, dove non lo mangia neanche chi l'ha creato. Siamo una macchina messa in moto dallo Stato, perché tassare il popolo non c'è mai bastato. Non voglio lavorare più, se non conta più da dove viene ciò che hai studiato. Non voglio lavorare al servizio di una causa che non ci hanno mai spiegato. Io non voglio lavorare più. Benvenuto nella fabbrica del cioccolato, dove produciamo la migliore merda a buon mercato. Se non hai esperienza o sei appena laureato, le prometto che verrà sfruttato e forse mai pagato. È solo leggermente poco tutelato, perché l'altro ieri abbiamo appena licenziato un membro portante dello staff selezionato. Cagava nell'impasto ed era il capo sindacato. Mandiamo un'etica professionale da primato. Nascondiamo entrate dalle tasche dello Stato. Senza le patenti abbiamo sempre esercitato quella liquidità in qualche modo riciclato. La mano d'opera straniera è chiaro il risultato della nostra nuova redditività del fatturato. 60 ore a settimana ci sembra adeguato. Infatti disponiamo di un servizio di internato. Da noi la disparità è un valore misurato. Ad esempio, tra un dirigente e un semplice impiegato, ci assicuriamo nel modo più accurato che il secondo sia sempre molto più svantaggiato. Già quasi mi dimenticavo che sbadato come operaio non è certo assicurato. Siccome gli infortuni fanno parte del mandato, e se si fa male è colpa del suo pessimo operato. Benvenuto nella fabbrica del cioccolato, dove non lo mangia neanche chi l'ha creato. Siamo una macchina messa in moto dallo Stato, perché tassare il popolo non c'è mai bastato.